E ciao a tutti ragazzi, qui Undercard vi parla e bentornati a questo nuovissimo video di The Battle Cats, ragazzi. Abbiamo fatto il primo episodio l'altra volta. Dall'ultimo episodio in realtà non ho più continuato, quindi non sono andato... Oh, adesso hanno aggiunto anche questo. Non ho fatto tutte le medaglie oro perché non mi interessava semplicemente farle, poi le farò, ok? Qualcuno di voi sicuramente si sarà accorto nello scorso episodio che qua a lato mio c'è tutti i comandi e le cose di BlueStack. È normale, tengo così perché se prima o poi ho bisogno di mettermi una shortcut posso farlo direttamente qua senza poi dover combinare tutto un casino. Perciò ragazzi abbiamo la Cambogia e niente, partiamo. Stiamo avvicinando al Giappone come livello, intendo, Ok, qualche nemico c'era di nuovo? Nessuno forse? Però forse non potevo anche non upgradeare perché adesso sono nella cacca. Vabbè no, posso schierare un gattino. Vai, andiamo! Gatti! Comandate il mondo! Ok, allora voglio schierare giusto un po' di mici, tanto per... Allora, o questo è il classico nemico che spamma, potrebbe essere, tranquillamente... altrimenti non so cosa ci sia di nuovo, non c'è niente di nuovo mi sembra. Vabbè, staremo a vedere. What? Dai, caricami il missile, il raggio laser. Dai, andate gatti, vai! Boom, ragazzi! Ve l'avevo già fatto vedere nello scorso episodio, giusto? Mi sembra di sì. E beh, adesso l'avete visto proprio nel pieno della sua azione. Come vedete non è un raggio che one shotta, semplicemente fa più danno tutto qua. Ok, posso schierare dei gatti. E penso che anche la Cambogia ce la siamo portate a casa. Penso proprio di sì, però non lo so. Quindi bah, aspettiamo, vediamo cosa decide di fare. Forse schiererei un gatto Ascia, perché tanto adesso stanno distruggendo la base, quindi tanto vale che rimango un attimo a collezionare soldi per schierare qualche gatto più forte, tipo questo per l'appunto. Per gli spacchettamenti, tra l'altro, li avremo più avanti, penso. Infatti adesso ancora non ce li ho, quindi andando avanti con i livelli, probabilmente dopo il primo mini boss o dopo il secondo... sbloccheremo gli spacchettamenti. Ma comunque alla fine questo era semplicemente il classico nemico che spamma cose a caso. Va bene, ci sta. Semplice. Senti che casino che fanno. Che ho il volume bassissimo. Oppure sono le cuffie alte, una delle due. Vabbè. Tra l'altro distruggendo determinati nemici, una cosa che forse non avevo detto, puoi guadagnare soldi, quindi più uccidi... meglio è, diciamo. Mi ha riportato qua. Perché mi hai riportato qua? Having trouble. Ah, vabbè, così, tanto per se voglio upgradare qualcuno, ok. Ho un nuovo micio? Non ho un nuovo micio. Però io ho visto negli special cats che c'era questo. Non lo attivo per ora, perché lui è il dio dei gatti e non lo attiverò per ora. Efficiency? Oddio, c'è efficiency però. Health. Allora, potenziamoci la base. Facciamo health account, che ci darà più sordini. Cat energy, però non mi interessa, visto che ci gioco veramente poco. Un efficiency lo portiamo al 2, ma anche al 3. Portiamolo al 3. E basta, non posso più upgradare altro. Perfetto, sono contento. Bene, allora facciamo un'altra missione, direi. Quindi abbiamo le Filippine. Ah, va bene, va bene. Qua ancora non abbiamo upgrade, partiamo. The Battle Begins. Andiamo su. Ok. Oh mio Dio, ma l'hanno cambiato, non era così una volta, le Filippine. Va bene. Costa di meno, prima costava di più, mi sembra. Non lo so, potrei sbagliarmi però. Forse è uguale. Vabbè. Per ora io sto già schierando dei gatti, giusto per proteggermi. Non mi dà informazioni sulla base se ci clicco? No, potevano anche farla questa cosa, che cliccavo e mi dà qualche informazione. Va bene, va bene. Poi sarebbe stato bello se ogni base aveva delle particolarità,
Tipo questa sparava banane che facevano danno appena veniva colpita? Che ne so, sarebbe stata una cosa molto bella. Presto abbiamo anche il cannone ricaricato. Penso abbiano aumentato la velocità, perché una volta non mi sembra che fosse così veloce. Abbiamo già il cannone, peccato che ha un range minuscolo, quindi non posso colpirli. A questo punto aspetto e metto un gatto ascia. Sì, ragazzi, direi di sì. Quindi vai, gatto ascia. Vai a combatterli. Distruggiamoli, questi maledetti serpenti e stigma, e neanche dei cani molto cattivi, sembrano. Non sembrano in realtà molto cattivi. Però va bene così. Io intanto mi upgrade. Abbiamo 300 soldi massimi, che non sono niente, ragazzi. Non sono letteralmente nulla. Cioè, per noi sono tanti. Ha sparato con raggio laser, vabbè. Però credetemi che più avanti nel gioco sarà come non averli. E il prossimo sarà 360 e io ho il massimo di 350. Perfetto, non posso upgradarlo. Ma dai, ma come? Ma come? Come funziona questa cosa? Vabbè, spero non sia qualche tipo di glitch, eh? Ma potrebbe anche esserlo. Perché no? Comunque io sto schierando gente a raffica, cioè, non so, ho già tre gatti Asha e stiamo distruggendo le Filippine. Non so il mini boss quanto sarà forte, ma io non me lo ricordo fortissimo alla fine, quindi beh, è un mini boss comunque, non è che è il boss, perché il boss era già piuttosto, mi ricordo. Però ci stanno facendo indietreggiare leggermente, ma no, abbiamo vinto. Normal banana. Vabbè, normal banana. C'è un nuovo gatto che mi aspetta negli upgrades. Un gatto speciale? Gatto speciale! Vai, prendiamo questo gatto. Sì. Organize menu, c'è scritto. Il menu per organizzare. Vabbè, allora, questo è abile contro i nemici rossi. Vabbè, noi di nemici rossi ancora non li abbiamo trovati. Come abilità ha un attacco singolo e un effetto tipo strong contro i rossi, vabbè. Bello, mi piace, lo upgrado. Vai, upgradiamolo. No, 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 grazie. Vabbè, non posso upgradare altro. Oh, no, c'è un altro gatto qua. Ed è gratis. Oddio, questo è il gatto tipo ragno, è il gatto ragno che ha l'attacco singolo. Questo ha tipo le gambe enormi e tipo ti distrugge dandoti dei calci fortissimi. Questo è bellissimo. Ah, il gatto Ash è forte contro i rossi. E basta, questo è un attacco area. Ok, bene, queste cose non le sapevo. Va bene, non so che dirti. Poi avranno anche delle evoluzioni se li portiamo al 10, se non erro. Equip, organize, cats, sì. Allora, mettiamo questo, ce lo mettiamo qua, direi. E lo special cats, questo però costa 200, quindi forse lo metterei qua. Ci sono anche le unit info, va bene. Va bene, abbiamo il nostro deck, direi. Perfetto, start. Oh sì, siamo in Giappone, ragazzi. Andiamo, andiamo, andiamo. Oh, il Giappone è bellissimo, ragazzi. Allora, adesso abbiamo il boss che lo spawnerà quando noi arriveremo a distruggergli la base. Quindi, ecco, oh, abbiamo il mini boss. Sono contentissima. Guarda che bello. Che bella torre. Allora, il mini boss, se non erro, è un ippopotamo. E noi abbiamo dei gatti, ricordo. Tanto questo costa 400, non ci arriverò mai senza un buon upgrade. Devo spendere punti esperienza non nell'upgrade dei gatti, ma della mia torre. Eh sì, ragazzi, mi servirà sì la torre. Va bene, dai. Qua nel frattempo si stanno smazzettando. E dai, un altro gatto così. Non creo più nessun gatto perché stanno avanzando troppo e io non voglio che ciò accada, non devono avanzare troppo. Allora, schiero giusto un gatto Ascia e poi mi upgrado subito perché se arriviamo subito alla torre, quello ci lancia il mini boss, ci distrugge, ragazzi. No, siamo arrivati alla torre, cavolo, non doveva andare così. Vai, gatto ninja, non mi ricordo cosa fai, ma sei. Ah, tu sei quello con la katana che fa un danno assurdo. Eccolo!
ci ha lanciato indietro addirittura, da quanto è forte. Va bene, va bene. Sta schierando un botto di gente, ma noi dobbiamo resistere. Oh mio Dio, non voglio perdere. Non voglio per niente perdere, si nota? Ok, ci sta distruggendo un po', eh. Ci sta facendo molto molto male. Ma noi ci possiamo difendere, ragazzi. Ci possiamo difendere egregiamente, oserei dire. Quindi andiamo avanti. Ci sta veramente danneggiando un botto. Però secondo me ce la possiamo fare. Cioè, alla fine abbiamo tutto ciò che ci serve per distruggerlo, quindi dai, dai ragazzi, ce la possiamo fare, nessuna vita è sprecata, dai su, dai che ce la possiamo fare a battere il mini boss al primo colpo, che tanto non è che sia sta grande potenza, sto mini boss, cioè ve lo dico, è proprio abbastanza semplice in realtà, e dai. Oh, adesso abbiamo un sacco di gatti potenti davanti, sì, ce li hanno appena distrutti. Anche se ci sta facendo un po' indietreggiare, a me va bene, perché se ci fa indietreggiare ancora abbiamo anche il raggio laser. Quindi, top, veramente top. A questo punto inizio a schierare gatti forti e via così. Non so cosa dirvi, e boom, morto il mini boss. Ah, morto il mini boss, ragazzi. Ebbene, l'abbiamo ucciso, quindi adesso niente, si aspetta di distruggere la torre. Non schiererà pressoché nessun altro, perché non schiererà pressoché nessun altro, penso. Boss, cioè mini boss non dovrebbe più schierarne, perché in teoria è uno il mini boss. E niente, quindi andiamo. Olè, vai così, li stiamo distruggendo perché abbiamo ovviamente tutti i gatti più forti davanti, guardate come gli scende la vita, devastato, ci sta, ci sta, ci sta, va bene, The Cat Seeker, Filter Trophy, ah vabbè, a new event stage è stato rilasciato, Cat Capsule Machine sbloccata, e il user rank, la Features Club, ah ok, new medals è ok, ragazzi, abbiamo le capsule dei mici. Cos'è questa cosa? Una collaborazione? No, non è una collaborazione. Andiamo subito a spacchettare, ragazzi. Ok, si spacchetta. Si spacchetta. Ovviamente adesso un po' di pubblicità, ma ci sta? Sì, 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 so come funziona. Cat capsule. Allora, apriamo quello scrause. Poi c'è anche il lucky, ma ancora il lucky non ce l'abbiamo. Apriamo questo, è quello un po' più scarso fra le capsule e oh, upgrade alla torre, upgrade, c'è un micino, vabbè, change to XP, ce l'abbiamo già, quindi posso convertirlo in esperienza, così ci darà appunto dell'esperienza. Poi, rare cat capsule, abbiamo le capsule dei tizi giapponesi oppure i girls and monsters. Limite, allora abbiamo i super raghi, questi, belli, oppure abbiamo questi. Boh, io andrei di questo, boh, così a caso. Dai ragazzi, cosa troviamo? Un gatto raro! Bello! Vai, 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 ok, ok. Mi ha messo uno storage. Oh, il lucky ticket. Abbiamo avuto fortuna, quindi ci ha dato il lucky ticket. Quindi andiamo ad aprirci anche un lucky ticket, ragazzi. Quindi via! Apriamo subito questa e vediamo cosa ci dà. Questo mi piace. Questo mi piace. Questo era molto buono perché era il cecchino. Sniper the Cat, ok, sì. Questo è un potenziamento che serve per cecchinare i nemici. Molto figo, molto figo. Allora, andiamo sull'equip. E andiamo a vedere negli special cat. Forse troveremo... Ah no, aspetta, scusate, devo andare a prenderlo nello storage. Storage, abbiamo il gattino. Usa. Adesso mi porterà all'equip. Wish to unlock... Sì, sbloccamelo. Fantastico. Lo storage è finito, ragazzi, quindi andiamo nell'equip subitissimamente. E special cats non c'è niente, però c'è il rare cats adesso. Oh, il gatto ruota. Mettiamolo sulla pagina successiva. Che non è un secondo slot, proprio un'altra paginetta. Vabbè, qua abbiamo Cat Guide, così questi non ci interessano, vi dico. Vabbè, possiamo claimare tutti sti popò di roba. Ok,
E forse possiamo aprirci un'altra capsula gattosa, signori. Sì, possiamo aprirne un'altra. Allora, apriamo questa. Apriamo questa, dai, questa mi ispira. Vai, andiamo. Oh, signori. Non ci credo, cos'è? È raro? E cos'è? Il gatto cantante? No, vabbè, fighissimo. Beh, per ora me lo metto nello storage. È un luck ticket. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ci hanno fatto anche lo sconticino. Cioè, ragazzi, questa è tanta roba. Cat capsule, luck ticket. Vai, apri. Dai, eh. Oh. E... CPU. Cos'era questa? Non mi ricordo cosa faceva. Il CPU, Cat CPU, questa era buona ma non mi ricordo cosa faceva. Vabbè, potenziamenti, mi piacciono. Va bene ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Da Kindergarten è tutto e ci vediamo ad una prossima puntata. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un like ed iscrivetevi, condividete il video con tutti quanti. Andate a guardare anche gli altri video nel mio canale. E niente, abbiamo fatto un sacco di roba, quindi per oggi ci fermiamo. Ciao!